Gerusalemme è un'emozione sempre perché evoca mille cose, la fede, la chiesa, la pace, la non pace, e c'è un'emozione comunque che ci prende a noi che veniamo ogni tanto, e abbiamo anche sognato su Gerusalemme tante volte, soprattutto se abbiamo incontrato dei sognatori. Io, Giorgio Lapira qua, diceva a tutti noi che quando ci sarà la pace qua sarà la pace del mondo. È vero questo? Anche Giovanni Paolo II ripeteva sempre: senza la pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Così. Giorgio Lapira l'ha detto, anche noi veramente partecipiamo ogni anno al progetto Giorgio Lapira. Sì. Io personalmente mando ragazzi palestinesi, ragazzi israeliani a questo progetto ogni anno a agosto mandiamo questi ragazzi e tornano veramente, partono da qui nemici palestinesi israeliani e tornano amici. Sanguinose lotte dei secoli. Questa bellissima città, certo, Gerusalemme, certo. Questo è il cuore del conflitto tra palestinesi e israeliani. Io penso che possano arrivare a una soluzione di tutti i problemi, ma quando aprono il problema di Gerusalemme cade tutto. Nel 99 mi ricordo molto bene, Arafat è venuto da Camp David, che era convinto che dopo le feste natalizie, perché veniva al Natale, alla messa del Natale di mezzanotte il 24 dicembre, mi ha detto lui personalmente, perché eravamo amici, dopo le feste natalizie andiamo a firmare. E poi gli israeliani volevano far vedere una cosa qui a Gerusalemme, l'hanno fatto vedere la porta di Jaffa, dove c'è anche il quartiere armeno, e hanno detto: noi prendiamo questo, tu prendi tutto il resto. Arafat ha detto la famosa parola: io mi chiamano Arafatian. Allora non ha accettato, è nata in quel momento la seconda intifada. Durante la seconda intifada noi abbiamo vissuto anche una vicenda molto triste, molto dura, è l'assedio della Natività dal 2 di aprile del 2002 fino al 10 di maggio del 2002, quasi 40 giorni, e dalla Pasqua fino all'Ascensione, perché eravamo sotto Pasqua. E in questi 40 giorni eravamo una trentina di frati francescani da 17 nazionalità. Siamo stati 40 giorni senza acqua, senza cibo, senza... Però le suore minime del Stracuore vi avevano un po' aiutato? Erano quattro con noi, una faceva la cucina, una faceva l'infermiera, era bravissima, Serlesetta, adesso buon'anima, e una faceva anche la biancheria, Ser Caterina, e Ser Faisa, egiziana, aiutava tutti. Veramente erano angeli, quattro angeli. Questa soprattutto Serlesetta, l'infermiera, ha salvato la vita di 11 ragazzi feriti, erano feriti grave. Lei ha curato tutti questi feriti, ha fatto miracoli.
Che manca per fare una domanda banale, proprio capisco, vedo che. Ma che manca per fare la pace? Manca la volontà della comunità internazionale. La comunità internazionale devono lavorare molto, anche e soprattutto l'America. Se loro veramente mettono la loro volontà per risolvere questo problema, penso che riusciranno. La comunità internazionale purtroppo non lavora come si deve, e poi noi viviamo un mondo molto diviso, un mondo adesso non guardano adesso con tutte queste guerre in tutto il mondo, noi siamo più di 60 guerre in corso in tutto il mondo, allora tanti hanno dimenticato questo problema, il problema del caso palestinese diciamo. Ma senza la pace a questa città non sarà pace in tutto. Se è vero da un lato che le istituzioni, sia religiose che politiche, sono in certo modo ingessate, per usare un eufemismo, insomma, ecco, è anche vero che nel territorio comunque, in questo territorio dove il virus della violenza, della sfiducia è molto alto, gli antivirus sono presenti, cioè sono tante belle persone, organizzazioni, gruppi, movimenti, realtà molto belle, insomma, ecco, che stanno, che sono un po', diciamo, una rete. Venendo qua, noi abbiamo visitato tante scuole dove, in virtù della presenza dei cattolici, suore, laici, preti, ordini, e insomma, lavorano per l'incontro fra palestinesi e cristiani, fra islamici e cristiani. Mi pare una bella cosa. Fra musulmani e cristiani, perché palestinesi sono cristiani e musulmani. Io sono responsabile delle scuole di Terra Santa qui. Abbiamo 18 scuole. Ma è bello questo. Certo, abbiamo 13, quasi più di 13.000 studenti. La maggior parte di questi sono musulmani. E noi offriamo l'educazione, ci sono tante altre scuole. Qui, la mia scuola, qui. E abbiamo anche come custodia tre scuole nella città vecchia. Una alla porta di Jaffa, una alla porta nuova. Quella della porta nuova, la scuola del Magnificat. È l'unica scuola che ci sono studenti, insegnanti, ebrei, cristiani, musulmani. Bellissimo. Qui. Ma e questa, poi la porta di Damasco, che è la scuola di Terra Santa, un angolo molto importante. Noi parliamo di questa città come il cuore del conflitto, poco fa parliamo di questo. Un angolo molto importante che è della custodia di Terra Santa, che siamo da 800 anni che siamo qua, un angolo molto importante per dare questo servizio, l'educazione a questa città. Ma questo noi non soltanto dare l'educazione. Dentro questa città la custodia di Terra Santa ha 426 appartamenti dati gratis alla gente per poter rimanere a Gerusalemme senza pagare nessun affitto. Il restauro lo facciamo noi, e allora diamo anche l'alloggio e diamo anche un'altra cosa molto importante, il lavoro. Quello che mi hanno affidato l'ho vissuto con amore, amando Efeta, amando la persona e guardando solo alla persona. Vogliono che il proprio figlio parli, vogliono che il proprio figlio sia normale, non sordo, cioè non sordo, intendo dire una persona libera, questo vogliono. E non guardano, come dicevo prima, anche la difficoltà dell'impatto, perché siamo cristiane, perché. Ma quando una volta vedono, ci conoscono e vedono il loro figlio,
che si apre e che va a casa e che racconta il tutto, e allora cade il palco della, sì, della paura del tutto. Io sono sopra come loro. Io sono da 34 anni che vivo qua in Terra Santa e veramente sempre in peggio, sempre la situazione in peggio. E c'è anche in questo momento una situazione molto, molto, molto difficile, perché non ci sono dialogo tra palestinesi e israeliani. C'è sempre la violenza. Ogni momento, adesso mentre parlavamo, ci sono 4 morti. E non si sa chi ha ucciso questo, e poi tanti scontri, tanti morti ogni giorno, da tutte le due parti, non diciamo da una parte all'altra, ma da tutte le due parti. Allora penso che la comunità internazionale deve intervenire e devono lavorare. E dicevamo prima, senza la pace a questa terra, è il conflitto, il cuore del conflitto qua. Per custodire i luoghi santi, i luoghi della memoria e la pietra della memoria, ma anche e soprattutto la pietra viva, cioè la gente di qua, non è stato facile anche per i francescani. 800 anni sono stati uccisi 2000 frati, e la maggioranza erano italiani. Gli italiani che hanno lavorato qui, gli italiani che noi siamo figli degli italiani. Noi 800 anni, il custode sempre italiano, perché è gli italiani che... Dominus Bubiscu, e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.